Ballatore, il nostro economo, oggi. Il nostro scienziato del turismo alpino. Che è tutto pazzo. Lui è un esperto, è lui che ci fa lavorare. No. Sì. Come per lui scuole, che ci fa lavorare. Second Mark. Ciao. Cosa c'hai? ABS. Sì. ABS. Le portiere dove sono? Le portiere le ho lasciate a casa. Vale. Cretina. Cioè sembra che siamo cretini, però in realtà fino adesso abbiamo fatto in serie. Invece oltre a essere cretino sono anche vecchio ma giovane. Guarda che c'è barba bianca. Vecchio ma giovane. Guarda attenzione. Baffo. Lui è lo scienziato del tossicino. Esatto, io sono la prova vivente che si può fare anche così in montagna. Esatto. Dai. Può vivere anche con le sigarette, via dai. Del laboratorio sperimentale. Sì, no, esatto, ho dei sensori all'interno per vedere pressione. Alta montagna e tabasso. Esatto. Sarà il prossimo appuntamento. Lui è la cavia medica. Esatto, già capito che finisco sotto la neve. E io? Gigi? Io non so cosa faccio qua, ho fame. Fede! Guarda qua, che bravo ragazzo. Ballo. Il giovane, diciamo il giovane, dai, qui in mezzo lo posso dire. E qua invece c'è il ragazzino. Il secondo già Fede, senso, il più vecchio. Se lo fai anche Castillo. Thank you.
Thank you.
Ecco qua. Refuge. Fighissimo. Madonna, guarda che roba. Calda, posso. Vedete i ragazzi affaticati, sì, molto, decisamente molto affamati, stata dura ragazzi, dura. Anche Valeriano ha un'aria molto ammalata. Mi piace, mi piace. Un momento un po' così, stavo un po' per. Non si mangia. Troppo è l'esperienza. Troppo è l'esperienza comunque. Oh. Il capo indiano, no. Non scavare. Ok. Seguilo bene, con attenzione. Aspetta, aspetta Marco, partite insieme. Chiaro, chiaro, però... Partiamo insieme dai 20 metri di là. Dai, 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 decidete insieme la manovra veloci.
le nostre indicazioni, le nostre idee, per esempio sugli esercizi del livello base, loro ci hanno fatto vedere tutti quelli disponibili e poi ci hanno detto allora noi qua abbiamo il problema che dobbiamo capire quali sono quelli importanti, quali sono da fare. Allora voi che da oggi potete già insegnare, prendete la gente, fategli provare queste robe qua, chiedete che cosa sentono, cosa è meglio, poi scrivete e ci dice allora noi abbiamo visto che su 10 allievi 7 si trovano bene a fare un'inversione prima della massima pendenza e 3 dopo, oppure lo spazzatele Marco, va bene, va male, cioè dare delle indicazioni. Tecnica tradizionale, tecnica moderna, quali sono i possibili sviluppi, applicazioni, neve dura, neve molle, cioè c'è questa voglia di, e questo secondo me nasce da quell'eterogeneità di formazione che c'è alla base, cioè fondo, snowboard, sci. Il fatto che comunque il telemark è una disciplina che nasce, che si sviluppa molto nel freeride, quindi in un ambiente free, cioè dove comunque c'è libertà di espressione. Free hill, tallone libero. Free hill, esatto, la scheda free hill. Libera il tallone. Per esempio si è parlato di Folkin anche al corso. E questo è molto stimolante per il maestro, perché molti di noi, il fatto che ci hanno aperto il culo, però è stato molto stimolante perché ti dà l'impressione di entrare in un ambito in cui puoi dire delle cose, puoi partecipare, puoi dire la tua e qualcuno invece finché il lavoro del maestro hai la possibilità di poter fare qualcosa di costruttivo, il tabellone, guardarti le quante ore hai al campetto, dove hai l'appuntamento, perché è anche quello. Però poi di fatto tu vai, quello è un mezzo, per andare a vedere dove hai l'ora, dove potrai fare delle cose. Invece, per come è fatto adesso, sono così che sia la finalità, andare a vedere dove passerai le prossime 2 ore della tua giornata. La tisana alla verbena? Sì! Oh sì! Veramente una tisanina, grazie. Ci voleva proprio. Vorremmo stare leggeri questa, perché domani abbiamo molto lavoro da fare. Tra le altre cose la sveglia 5, ce la fai tu o... A che ora la corsa domani mattina? Andiamo a fare jogging, a che ora la sveglia? Verso le 4:30, 5, 4:30, 5. Dite che ora la sveglia, colazione? Sì, tipo... Voi cosa dite ragazzi, alle 5? Alle 5 è troppo tardi. No, è troppo tardi. Abbiamo questa mezz'ora. 4:30 qua? Pronti però, Così gasato. Così almeno è finita la colazione. Dai, 4:30. Dai, 4:30, 4:30, 4:30. Io scendo giù verso le 3:30 che vado a sciorinare, così. Io scendo verso le 3 che devo andare a cagare. Fattibili, non tantissimi. Ce n'erano più. Però per dire, già solo tutta la vecchia pista, la 6, no, non è la 6, l'imbocco della 6, forse la vecchia. Quello nella curva della selletta, esatto, di destra. Selletta di destra, di riparte, c'è tutta, si arriva fino in fondo. Si arriva fino in fondo lì, quell'itinerario lì bisogna farlo un po'. Poi c'è tutta una parte che è già molto tracciata con sentieri. Sì, o se no si va avanti un po' schiazzo nella valletta di là. Quella pista che si fa in di destra della muro dove spiano nella curva e poi invece a destra allora penso che hai fatto la situazionale del corso maestri, no, non penso, sì, vabbè, comunque ci vorrebbe un altro caffè, ormai sono 6 ore che siamo qua a parlare di queste cose, ghiacciato 8. Poi vabbè c'è tutta la parte appunto del bosco scendere bello, quello lo conosco già meno, l'ho fatto meno, però lì è devi fare in mezzo al bosco, in mezzo al bosco, ma tanto vuol dire io un po' bisogna conoscerlo, sembra il tono che si conosceva, se sbagli un po' la riva poi ti sono solo fuori, no. Thank you.
From the start. That night I crossed the bridge of sighs and I surrendered. I looked back and glimpsed the outline of a boy. His life of sorrows now collapsing into joy. Tonight the stars are all aligned and I surrender. My mother cries beneath the southern sky and I surrender. Recording angels and the poets of back the trophies of the battles that we've fought. Searchlights fill the open skies and I surrender. The burning books into the sea.
find the meaning of the word inside of me. It's alright, the stars are all aligned and I surrender. Mother cries beneath the moonlit skies and I surrender. Mother cries beneath